So faccio i muffin, una ricetta ancora una volta molto semplice, veloce, non ci vuole tanta tecnicità per poter farla, quindi ecco, per circa 12 muffin occorrono 280 g di farina, 100 g di zucchero, un po' di lievito, una busta. Io la prendo già con l'aroma di vaniglia, perché questi li faccio senz'altro, però questa è una base per poi poter fare muffin al cioccolato, mirtillo, come ci pare, insomma. Un pizzico di sale, 80 g di burro, due uova e 150 ml di latte. Ecco, allora io comincio che mescolo il latte insieme a le uova. Il burro. Insieme. Allora, dentro un'altra ciotola, adesso mescolo la farina, lo zucchero, il lievito vanigliato questo pizzico di sale. Adesso mescolo quanto la consistenza è questa, né troppo liquido, né troppo spesso. Questo me lo metto da parte, come tutto il resto, tra l'altro. Ora io prendo gli stampi e visto che comunque l'impasto lieviterà, perché ci sta il lievito dentro ovviamente, non bisogna metterlo fino a sopra, cioè non bisogna riempirlo completamente, quindi sì, non solo mi basta, ma ecco. Adesso sto riempiendo il mio secondo stampo, questo impasto bello cremoso, sembra già buonissimo ormai. Vuole veramente niente, è un attimo. Queste ricette poi piacciono sempre. Queste ricette poi piacciono sempre a tutti, ai piccoli dico sempre ricette per bambini, ma piacciono comunque anche agli adulti questi. Perfetto, adesso io metto tutto ciò, metto questi due nel forno per 15 minuti a 180-200 gradi. Allora, eccomi dopo 15 minuti, i muffin sono pronti, sono ancora caldissimi. Facci vedere, non esiste che lo prendo per le mani, ecco, dopo 15 minuti.
Ed è pronto.